Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In questo numero partiamo con l'ultima seduta dell'Aula nella quale eh, è stato dato il via libera a maggioranza eh, agli eh, atti di indirizzo eh, delle attività dell'IRPET, l'Istituto regionale di previsione economica della Toscana. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 28 voti favorevoli e 10 astenuti, le linee di indirizzo per l'elaborazione del programma di attività di IRPET definite dal Governo regionale. Per quanto concerne il 2023, il programma prevede una distinzione tra le attività istituzionali che la legge istitutiva dell'IRPET attribuisce allo stesso attraverso il finanziamento ordinario e le attività comuni più direttamente connesse agli obiettivi dei fondi strutturali europei e regionali, oltre che al loro specifico finanziamento. L'attività di ricerca che questo ente svolge si dimostra da sempre particolarmente preziosa per l'azione di governo regionale, ma a maggior ragione si dimostra tale in questo contesto storico, un contesto caratterizzato da profonda incertezza, nel quale da una parte occorre fronteggiare la crisi energetica, i rincari dei costi che sicuramente incidono sul prodotto interno lordo anche della nostra regione, dall'altra la necessità di far fronte alle tensioni internazionali e al minore approvvigionamento di risorse che si registra in questo periodo. Il tutto in un momento storico particolare come questo, nel quale la Toscana, come le altre regioni italiane, è chiamata a vivere la sfida del PNRR e quindi l'utilizzo delle risorse in una logica di sviluppo compatibile. Il consigliere della Lega Marco Casucci ha invitato il Consiglio regionale a prevedere la destinazione dei prossimi fondi strutturali europei per far fronte alla crisi energetica e alla spirale inflazionistica. Quest'anno alcune cose ci lasciano un po' perplessi. Innanzitutto, perché credo che quello che sta accadendo nel mondo e anche per l'economia italiana, con tutte le ripercussioni che ci sono dalla pandemia alla crisi energetica, porterebbe a una serie di riflessioni. La prima, sicuramente, è se quella è crescita economica inclusiva e sostenibile, che è sicuramente un obiettivo condivisibile, ma molto ambizioso, sia oggi veramente da realizzare. Noi poi siamo rimasti ma sì, quando vedendo una proie... un programma di attività con proiezione triennale non si fa minimamente cenno a quello che, dal nostro punto di vista, è uno degli strumenti per far ripartire l'economia toscana, che è il regionalismo differenziato. Noi abbiamo chiesto al direttore, e abbiamo sollecitato anche l'Aula, perché c'è stato detto di una scarsa attualità del tema. In realtà, se andiamo a vedere l'attività del nuovo Parlamento e le parole soprattutto del nuovo Presidente della Camera Lorenzo Fontana, è sicuramente di stretta attualità. Di linea guida, in larga parte condivisibile, ha parlato Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. Ne abbiamo votato a favore perché abbiamo dato a IRPET l'indirizzo di affrontare uno studio sul digital divide in Toscana, cioè su... Come la uh, diffusione di internet, della rete in Toscana possa creare differenze tra una zona rispetto all'altra. Noi abbiamo chiesto di inserire due valutazioni che secondo noi sono fondamentali, ovvero di capire se questo, questo divario digitale che esiste ad oggi tra alcune zone piuttosto che altre influisce anche sulla diffusione, sulla nascita di nuove imprese, cioè se un, soprattutto le imprese individuali, le ditte più piccole. Cioè se uno deve aprire ditta. Oggi valuta o meno di aprirla in una zona dove la copertura internet è più forte rispetto a un'altra, se sì o no, e soprattutto anche sulla scelta della residenza: quindi il tema della residenzialità, tanto cara ai nostri sindaci, cioè cercare di capire una persona dove va a vivere, se oggi nella scelta della zona dove vivere, dove acquistare una casa, dove radicare la propria famiglia. Prende in considerazione anche la copertura digitale, la presenza o meno di internet e anche questo secondo noi è un tema importante. Quindi siamo curiosi poi di vedere cosa ne nascerà da questo studio perché oggi purtroppo la Toscana ha troppe zone dove si paga ancora un gap digitale rispetto ad altri. Altra via libera che ha riguardato anche l'ARS, sigra, dietro la quale ovviamente si trova l'Agenzia regionale di Sanità. Il tutto è avvenuto a termine di un lungo dibattito. Il Consiglio regionale della Toscana, dopo ampio dibattito, ha espresso parere positivo sul bilancio preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia regionale di Sanità, registrando 22 voti favorevoli e 15 contrari. A illustrare l'atto il Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni. Dovrà chiedere che il Fondo Sanitario regionale, e lo chiede a questo Governo perché l'ha chiesto a tutti i Governi, quindi fuori da discussioni po polemiche di bassa lega. Abbiamo sempre chiesto un adeguamento del eh, Fondo sanitario nazionale agli standard europei, e quindi a un, un aumento significativo del Fondo e l'eliminazione di qualsiasi vincolo sulla spesa di personale. Noi ancora oggi, e questo è un insuccesso di tutti i governi che ci sono stati fino adesso, eh, in modo che si parli chiaro è che io non ho una difesa di una mia parte politica, ma lo dico in difesa dei cittadini toscani, per far funzionare la sanità pubblica non ci vogliono limiti alla spesa di personale, solo il rispetto dell'equilibrio di bilancio nell'ambito del quale poi si deve essere tutti liberi, perché se no la sanità non può assumere un medico, non può pagare i salari accessori ai medici che tanto stanno contribuendo in questi mesi, però può acquistare da un privato un servizio. Allora questo diciamocelo se si continua così c'è una precisa scelta politica e non la volontà di rafforzare la sanità pubblica. La consigliera del Movimento 5 Stelle Irene Galletti, dando il là al dibattito dopo aver svolto una disamina sul periodo storico complesso che stiamo attraversando, si è concentrata sulla necessità per Ars di agire in piena autonomia ed indipendenza. Il lavoro di un'agenzia come Ars è sicuramente prezioso per riuscire ad avere dei dati sulle quali, sui quali basare le azioni di miglioramento della sanità toscana, che ancora oggi si basa fondamentalmente sul grande impegno degli operatori sanitari, medici, infermieri, tutto il personale che gira intorno ai pazienti e alla salute dei toscani, ma certamente non grazie a questa giunta e all'impegno e all agli indirizzi politici che vengono espressi. Perché ancora oggi i problemi delle liste di attesa sono senza soluzione, se non addirittura peggiorati e non si può ascrivere questo problema soltanto alla pandemia, perché sono problemi di vecchia data, abbiamo problemi ancora eh, agli accessi al pronto soccorso dove vengono incolpati gli utenti di fare degli accessi inappropriati, quando invece poi si arriva a sopprimere le guardie mediche. Ars in tutto questo potrebbe avere un ruolo fondamentale se avesse l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di poter indagare bene su quelle che sono le responsabilità politiche di questa giunta. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, ha lamentato la mancata centralità di ARS nel sistema sanitario quando si tratta di fotografare le varie realtà e individuare gli opportuni processi di correzione. Non si può pensare che l'unica risposta che si possa dare ai tantissimi problemi della sanità toscana si possa ritrovare nel dateci più soldi. Perché se continuiamo a spendere male i soldi che già la sanità ha a disposizione. Io voglio ricordare che la sanità toscana costa 8 miliardi e mezzo di euro l'anno. Se spendiamo male 8 miliardi e mezzo di euro l'anno, se non facciamo delle riforme strutturali profonde, evidentemente spenderemo male anche i 9, i 10, gli 11 miliardi che potrebbero arrivare. Quindi la soluzione al problema della sanità non può stare soltanto nel dateci più soldi. Occorrono riforme strutturali profonde che cambino la sanità toscana. E queste si trovano in un potenziamento dei servizi del territorio, in un potenziamento importantissimo dei servizi domiciliari, in questo modo si fa un servizio migliore per i pazienti, si decongestionano ospedali e pronto soccorsi che potranno lavorare meglio, serve maggiore trasparenza e minor baronie negli ospedali. Una mozione presentata da Fratelli d'Italia riguarda il celebre fotografo Oliviero Toscani. Un suo incarico per un contest fotografico affidato lì dalla giunta regionale ha consentito a Italia Viva di votare con le opposizioni. La vicenda ovviamente non è passata inosservata e ha riaperto il dibattito in seno alla maggioranza. Il Consiglio regionale ha bocciato una mozione presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia che chiedeva al presidente della giunta regionale Eugenio Gianni di revocare l'incarico conferito a Oliviero Toscani per un contest fotografico finalizzato alla promozione dell'immagine al femminile della Toscana. All'origine della discordia alcune dichiarazioni recenti con le quali il celebre fotografo ha bollato come deficienti gli elettori di Giorgia Meloni. Frasi che le minoranze interne al Consiglio, più gli esponenti di Italia Viva, intendono stigmatizzare. Sono intervenuto in aula per chiedere che venisse proprio tolto il riferimento alle offese che questo signore ha rivolto a Giorgia Meloni, perché non è una questione politica di offesa a Giorgia Meloni, ma una persona che utilizza il termine ritardato come offesa, siccome ha un grandissimo rispetto per le persone ritardate mentalmente, che hanno degli handicap e che secondo me valgono umanamente più di Oliverio Toscani, la regione toscana soltanto per quello avrebbe dovuto revocargli l'incarico. E quindi credo che il collega Scaramelli... Abbia dimostrato buon senso nello sposare l'atto. Niente di. nessuna dietrologia politica. Oliviero Toscani non ci meraviglia più ormai. Dopo le sue frasi sul ponte di Genova, dove sono stati allucinanti, orribili, eh, orripilanti nei confronti di quella tragedia e delle vittime, dopo aver essere stato denunciato da un ragazzo e quindi condannato dal tribunale di un ragazzo della Calabrese che voleva semplicemente fare una foto con lui e che gli è stato detto: No, non faccio una foto con te perché hai la faccia da mafioso. Oggi, cioè oggi, un po' di tempo fa, su un'intervista di un giorno a Pecora continua a offendere i politici italiani, gli elettori italiani, eh, ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista, ad usare toni, modi e parole nei confronti di una donna, di Giorgia Meloni, che è un leader, che veramente sono orripilanti. Giustamente, il Partito Democratico si indigna quando vengono eh, offese delle esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati. Non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultate o vilipese sono le esponenti, donne, ma io metto anche uomini, di altri partiti politici, specialmente se eh, sono rivolti diciamo, dall'altra parte dell'arco dell eh, parlamentare, ma chiunque essi siano. Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine, eh, dell della dignità delle persone, donne e uomini, lo ribadisco, debba essere assolutamente trasversale e che la Regione debba dare il buon esempio e non utilizzare come testimonial o comunque sia eh, dare degli incarichi a delle persone che legittimamente come personaggi pubblici esprimono la loro opinione. Che però non può essere condivisa e non ci deve essere accostamento come la regione toscana. Indubbiamente è una mozione che ho condiviso, soprattutto perché il dottor Toscani non è estraneo a delle esternazioni assolutamente pesanti e inopportune. Questa volta. Eh, queste sue esternazioni non solo si sono connotate eh, in modo estremamente forte eh, nei confronti della, della leader di Fratelli d'Italia e quindi connotate di un certo sessismo, ma ricordiamo anche le affermazioni gravi su quanto accaduto sul Ponte Morandi. Ecco, noi riteniamo che eh, questa figura non possa eh, essere collegata alla regione Toscana, né tantomeno avere, eh, avere incarichi eh, retribuiti. Si parla di 35.000 euro per una campagna che tra l'altro avrebbe dovuto promuovere le figure femminili eh, bentornate in Toscana. Ecco, che francamente ci sembra eh, alquanto inopportuno eh, non revocare l'incarico alla luce appunto di, di dichiarazioni che sono assolutamente eh, pesanti. La maggioranza dell'Aula ha respinto la proposta, ma a sostegno dell'atto di indirizzo si è schierata Italia Viva, riaprendo il dibattito sugli equilibri interni agli alleati che governano la regione. Io ho votato a favore perché ritengo che sia indecoroso quello che è stato detto e quindi la Regione Toscana deve prendere un provvedimento perché il rispetto nei confronti delle persone, in primis di una donna, deve essere da parte di tutti anche quando, e soprattutto quando siamo in incarico eh, a livello regionale, questo è molto grave quanto è successo, c'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini che sono degli elettori. Ma non è un segnale di Italia Viva contro la maggioranza, è un segnale di Italia Viva a favore delle cose che sono giuste, di buon senso. Eh, utilizzare quei termini è un elemento discriminante, offensivo, ancor più se viene fatto, se è rivolto nei confronti di una donna, in questo caso una leader politica. Noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di Toscani nei confronti eh, della, presidente, della presidente Meloni, ci mancherebbe altro. Eh, sul tema della revoca dell'incarico eh, ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale. Noi eravamo pienamente disponibili, eh, questa proposta eh, è, stata, è stata rifiutata. E, mh, riteniamo che ovviamente su questi temi si debba cer sempre cercare di trovare il più ampio consenso e soprattutto la più ampia convergenza, noi avevamo dato piena disponibilità finché si arrivasse a questo, a questo obiettivo. Probabilmente verrebbe da dire eh, un osservatore esterno dovrebbe dire che la finalità magari dell'atto era un'altra e quindi su questo eh, l'indisponibilità di chi ha presentato l'atto è stata totale. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. Il prossimo appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana con voi e alla prossima settimana.